Sto carabiniere è diventato papà da poco e di solito è sempre la moglie ad occuparsi di questo bambino di 2 mesi, perché il papà è molto occupato col lavoro. Soltanto che una mattina la moglie ha un'emergenza, quindi dice al marito: senti caro, mi fai un favore, per questa mattina lo potresti tenere tu nostro figlio, che io ho un'emergenza fuori casa. E il marito: ma come no cara, per me è un grandissimo piacere. Insomma, la moglie esce, il marito carabiniere rimane da solo con il bambino piccolo, e dopo un po' sto ragazzino diventa tutto rosso, inizia a piangere, il papà lo culla per ore e ore, però non riesce proprio a placare questo pianto. Quindi alla fine, preoccupato, lo porta al pronto soccorso. Allora viene visitato da un pediatra questo bambino, il quale lo controlla dappertutto, nel nasino, nelle orecchie, nella bocca, però non riesce a capire il motivo di questo pianto. A un certo punto gli toglie il pannolino il pediatra e vede che è pieno di popò. Quindi il pediatra dice al padre: ah, ma lo vede qual era il problema? Il pannolino era pieno di popò, il bambino si è fatto la cacca sotto. E il carabiniere: ma scusi, ma sui pannolini c'era scritto fino a 3 kg. E il pediatra: sì, ho capito, ma 3 kg è il peso del ragazzino, non il contenuto del pannolino.